Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono PixelPax e oggi siamo qui con un video super 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 importante. Infatti, come avete detto dal titolo, andrò a prendere due nuovi animali. Sono tanto emozionato, non vi spoilerò ancora che animali sono perché lo vedrete alla fine del video. E detto questo, iniziamo! Ok, allora, partiamo subito dal fatto che questa è la loro dimora. È un box che ho costruito io, qua ci sono i fori per i ripiani, la ruota e altre cosine, l'ho adattato per ospitare degli animali. E è un box in plastica trasparente, quella dei portaoggetti, ma che si è appositamente modificato. Come potete vedere presenta già anche delle griglie di aerazione sue, poi ne ho fatte delle altre sul coperchio. È molto buono per ospitare degli animali, specie se piccoli. Ora iniziamo ad arredarlo. Prima di tutto prendo una tana. È un pezzo di tronco scavato, molto bello, e la posiziono qua in questo angolo, così da creare una tana sotterranea. Infatti questi animali piace scavare delle tane. Dopo, mettendoci la lettiera sopra, verrà coperta e quindi mi permetterà di avere un ingresso sotterraneo per loro. Poi inserisco la ruota. Questa ruota qua è veramente enorme, è da 22 cm, ma va molto bene per questo tipo di animali, in quanto in questo modo possono correre senza inarcare la schiena o farsi male. È presa dal Giappone, quando ho fatto uno dei miei viaggi, e ha un cuscinetto a sfera dentro, quindi è super super silenziosa. Ok, l'ho fissata e come potete vedere gira velocissimo ed è super silenziosa. Ok, a questo punto iniziamo a inserire la lettiera. Infatti ho bisogno di creare tutta la pavimentazione coperta, perché in alternativa non posso posizionare gli altri accessori. Ok, ho messo la lettiera, come potete vedere in alcuni punti ce n'è di più, in altri di meno, così che comunque gli permette in alcuni punti di scavare, in altri di no, tipo qua dove c'è il beverino non scaveranno. E poi c'è la ruota, ovviamente è ancora libera di girare. E ora mettiamo dentro tutti gli altri accessori. Ok, ho posizionato dei tubi per fare da galleria e il ripiano. Quindi praticamente adesso c'ha questa T qua che permette l'ingresso da una parte che dall'altra, e poi questo tubo qua che sale. Potevo metterne anche di meno, però in questo modo gli lascio un po' di gallerie, diciamo, artificiali nel quali correre. E sopra il ripiano, per tenerli lontano dalla segatura, comunque dalla lettiera, per non sporcarli, mettiamo una ciotolina per le verdure e una ciotolina che ho già riempito con i semini. Tanto queste non vanno male, le verdure invece gliele metto al momento. E le metto qua perché così sono più facilmente raggiungibili dall'apertura superiore. Ok, ho inserito anche il beverino e l'ho fissato. Come altezza è giusto perché comunque gli animali bevono quasi da in piedi praticamente, e quindi così va bene. In quest'angolo qua, quindi sotto il ripiano che vi ho mostrato prima, ho messo la ciotolina che è chiusa così che la sabbia che c'è dentro non va via, con dentro appunto la sabbia per cincilla, che serve appunto per pulire il pelo di questi animali, che ancora non vi dico perché così non vi faccio spoiler. Anzi, se l'avete indovinato, magari provate a scriverlo nei commenti, così che magari vediamo se qualcuno ci prende. E infine metto dentro la gabbia questa casetta in ceramica che ho preso sempre durante un viaggio in Giappone, che è super super carina, e niente, lo useranno come nido secondario se non gli piace questo qua sommerso. Ok, ho terminato la gabbia, ho messo il coperchio che avevo costruito io con questa griglia che è apribile ovviamente, così che da poter interagire, infatti si apre, qua possiamo accedere facilmente alle ciotole del cibo, all'acqua e anche interagire con gli animali che appunto gireranno qua sotto. E adesso la andiamo a posizionare nel punto dove la gabbia starà, dopodiché vi faccio vedere com'è da vicino. Ed ecco qua la dimora pronta. Ho messo un po' di carta igienica come da indicazioni dentro una delle due casette, che proprio loro si porteranno in giro eventualmente. E ho tolto un tubo qua per renderlo più corto e per lasciare più spazio di percorrere. Poi ovviamente qua sotto c'è la tana interrata, che non è tappata, dall'altra parte è aperta ovviamente. Però così, se loro vengono a dormire qua, li possiamo vedere dormire. Qua c'è appunto il beverino e le altre ciotole. Qua sopra c'è appunto il coperchio che ho tagliato io, e con la griglia, quindi comunque l'aria ne circola sia qua sopra che da queste griglie qua laterali, che permettono un ottimo afflusso di aria. 2 hours later. Ok ragazzi, è trascorso tutto il pomeriggio dall'ultima clip che avete visto. Sono andati a prenderli in allevamento e vi dico che vivevano in un grande gruppo, quindi sono super socializzati fra di loro, per quelli ne ho presi due, e sono anche super socializzati con l'uomo. Infatti uno di questi animaletti che tra poco vi svelerò era, cioè, l'ho preso in mano e non ha smesso di leccarmi per un secolo. Quindi sono tipo super super carini. E adesso ve li mostro. Siete pronti? 3, 2, 1. Eccoli qui, sono due cricetini russi. Sono due maschietti, due fratelli. E rispettivamente uno in colorazione Shafir, quindi più chiara,
e una in colorazione standard che, come potete vedere, ha il giallo e sopra. Guardate quanto sono carini, sono veramente stupendi. E adesso li ho tenuti un attimo fuori appunto per fare qualche fotina e per mostrarveli, ma adesso li metto subito in gabbia perché comunque per i prossimi 2 giorni bisogna lasciarli ambientare. Però sono veramente super super socializzati, guardate anche come stanno carini insieme. Ok, come potete vedere sono veramente super socializzati, non scappano assolutamente, non si buttano. E questo qua continua a leccarmi, mi ha leccato per tutto il tempo prima e continua a farlo. Adesso li metto nella loro gabbietta. Benvenuti a casa! Mi ho fatto una cacca addosso, che schifo. E voilà! Ok, ho sistemato la loro gabbia, adesso li lascio un po' stare e si sono messi entrambi a dormire perché sono ovviamente molto stanchi, super scombussolati dal viaggio e per i prossimi 2 giorni non bisogna interagire più di tanto. Puoi mettere il cibo, ovviamente devi controllarli un po', però non starli troppo a stressare e sono super super contento, sono veramente 2 pucciosità assurde. Ho avuto un sacco di criceti in passato, ne ho avuti tipo 6, mi pare? No, ne ho avuti 4. Ho avuto 4 criceti in passato, però all'inizio erano super tutti super nervosi perché comunque venivano tutti da dei negozi, penso. Gli ultimi 2 che ho recuperato salvandoli dal bidone del rusco, non so bene da dove venissero fuori, però anche loro erano super nervosi. Questi invece sono veramente 2 palle di pelo super affettuose. E ovviamente non mi conoscono ancora bene, quindi un po' ogni tanto scattano, non si sentono sicuri, però uno l'ho preso in mano ma leccato di continuo, cioè sembrava wow, stupendo. Bene, detto questo, spero che il video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto ricorda di lasciare un bel like e di commentare, e consigliami anche dei nomi perché ancora non so come chiamarli e sicuramente vorrei dargli dei nomi inerenti allo spazio, però ancora non so bene, quindi provami a consigliare questo nei commenti. Vi ricordo inoltre di iscriverti al canale se non l'hai già fatto e di attivare la campanella così non perdi nessuno dei nuovi video che escono una volta ogni giovedì alle 14. Detto questo, ti ricordo che mi trovi su Instagram, Facebook, Telegram, Twitch, ovviamente qua su YouTube, Facebook, forse l'ho già detto. Sì, penso di sì, sono un po' emozionato, scusate. E detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ovviamente tutti i link dei social li trovate qui in descrizione. Ciao! Ragazzuoli, so che avevo già finito il video, ma abbiamo un cambio di programma dell'ultimo secondo. Insieme a mia cugina ci siamo messi a parlare sui possibili nomi e alla fine ne abbiamo già trovati 2 e penso saranno quelli definitivi perché tipo li adoro e sono rispettivamente Quasar e Pulsar, ovvero rispettivamente adesso vi cerco le definizioni e ve le leggo perché faccio cultura su questo canale. Allora, un Quasar... contrazione di quasi stellar radio source, cioè radio sorgente quasi stellare, è un nucleo galattico attivo estremamente luminoso. Mentre una pulsar è un nome che stava originariamente per sorgente radio pulsante e ora invece sta a indicare una stella di neutroni, quindi entrambi sono nomi di stelle, stellari, cioè io quelli che volevo io perché volevo alla fine dei nomi inerenti allo spazio. E niente, quindi adesso vi metto una foto per distinguerli. Li adoro.